Ti adoriamo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra forza. La cosa che questa sera ci incoraggia è il fatto che tu sei qui, Signore, per ministrare le nostre vite. La cosa che ci incoraggia è sapere che tu sei il Dio della misericordia e della compassione. La cosa che ci incoraggia, Signore, è sapere che tu ci ami di un amore eterno. Tu ci ami e ci vuoi bene, oh Signore, e ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Vogliate aprire le vostre Bibbie? Alleluia. Nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Vi voglio bene. Stasera vi vedo, vi contemplo, vi devo fare una confessione. Prima non ci alluccavo a buono, giù in fondo vi conoscevo solo per la fisicità, no? E non ci vedevo bene. Stasera vi vedo bene, là anche in fondo, quindi quando dobbiamo fare dobbiamo capire che invecchiamo, quindi dobbiamo diciamo rassegnarci. Capitolo 10 del Vangelo di Luca, al verso 25. Allora ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quelli rispondendo disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, il prossimo tuo come te stesso. Egli disse: Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerù e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella strada e, veduto quell'uomo, passò oltre all'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui e lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, li diede al locandiere dicendogli: Prendi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse: Colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: Va e fa lo stesso anche tu. Vogliate accomodarvi, non preoccupatevi, che non predicherò su tutti questi versi. Voglio anzi suddividere questa storia, che è la storia del buon samaritano, due, tre domeniche. Quindi questa sera voglio soffermarmi sui primi versi, dal verso 25 fino al verso 28, un po' facendo un'introduzione a quello che è questa storia, che so che voi la ritenete una storia meravigliosa. È da un po' di tempo che sento, e so che lo sentite anche voi, il modo, la calma per come Dio sta amministrando il nostro cuore, per come sta amministrando la nostra vita. Il mio concepire la Chiesa, anche la domenica, non è solo il fatto che uno è qui, ci sono altri che lo ascoltano, certamente c'è chi deve predicare e che altri che ricevono dalla parola di Dio. Ma il mio sentimento, e so che anche il vostro sentimento, è lasciare che lo Spirito Santo possa trasferire nel nostro cuore il suo peso, ci aiuti, ci faccia capire e ci faccia comprendere. Cioè, allora ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Possiamo dire che questo uomo fece una domanda legittima, voleva sapere cosa bisognava fare, quale azione doveva compiere per poter ricevere la vita eterna. Certo, quando le persone si interessano della vita eterna, si vede che c'è un interesse nel loro cuore. Non ci troviamo di fronte ad alcuni che
magari la loro presunzione, come la stasera in televisione, dice: oh, la prova è che non esiste Dio, e via di lì. Quando le persone hanno un desiderio, come credo c'è stato un giorno in cui tu hai avuto un desiderio. Ci sono bambini che fin dalla loro giovane età, non molto tempo un bambino ha iniziato a frequentare questa chiesa e abbiamo visto che sul suo cuore, sopra la sua vita, c'era un'opera di Dio, amava Gesù, amava Dio. Quindi alcuni hanno questo sentimento fin da quando sono piccoli, altri magari credevamo, ma c'è stato un momento quando ci siamo interessati a ricercare la volontà di Dio. Ho detto che la domanda era legittima, ma c'era qualcosa di iniquo, di sospettoso, perché dice che questo sacerdote, dottore, egli si levò per metterlo alla prova. Se leggiamo attentamente i Vangeli, non solo, anche le lettere, molte volte è come se i sacerdoti, che erano stati chiamati a rappresentare Dio, essere uno strumento, ad essere delle persone che avrebbero dovuto prendersi cura del popolo, sembrerebbe che diciamo intraprendesse un lavoro quasi frenetico, cercando di mettere in difficoltà il figlio di Dio con delle domande. Quindi quando egli si è presentato: maestro, che devo, maestro, in questa parola io vedo l'insidia, no? Si presenta come qualcuno che aveva creduto, come qualcuno che era interessato a quello che Gesù insegnava, quello che era il suo messaggio, come se lui faceva parte di uno dei suoi discepoli, ma dice la parola di Dio che non era sincero nella sua ricerca. Ma quando noi lo cerchiamo con tutto il cuore, quando noi siamo sinceri nella ricerca, è scritto nella parola di Dio che noi non dobbiamo fare nulla per ereditare la vita eterna. È scritto che noi dobbiamo credere alla parola che ci viene annunciata, associarla alla fede, e allora questa vita di cui ne parla la parola di Dio. Nel Vangelo di Giovanni c'è: la parola era con Dio, la parola era presso Dio, la parola venne nel mondo, e dice che lui era la vita. Cristo è la fonte della vita. Quando noi apriamo il nostro cuore alla grazia, in un modo miracoloso, anche se non capiamo, ma più che non capiamo, non riusciamo molte volte a spiegare agli altri, o non riusciamo con parole umane raccontare come questo succede, ma ne avvertiamo i benefici nel nostro cuore, perché sentiamo la presenza di Dio, perché sentiamo il suo amore, ci sentiamo voluti bene, ci sentiamo amati. Io spero che questa sera tutti si sentano amati da Dio. Spero che questa sera tutti si sentano attenzionati dalla grazia di Dio, da questo amore. Voi sapete che la parola grazia è un favore immeritato, e la grazia di Dio non è solo quando viene nel nostro cuore, ma noi dobbiamo imparare a vivere sotto la grazia, a dipendere sotto la grazia. Sappiamo di non essere perfetti, ma sappiamo che egli ci vuole bene, ci ama, ci incoraggia, ci perdona. Dico questo in modo che permettiamo far scorrere questa grazia e questo amore di Dio. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù risponde con una domanda, dice: cosa sta scritto nella legge? E poi aggiunge: come legge. Noi non andiamo dietro a una filosofia, noi non andiamo dietro a detto, perché altrimenti ci perdiamo. Dice: cosa c'è scritto? Cosa dice la parola di Dio? La sorella stasera ha testimoniato che aveva una religione, ma quando ha iniziato a leggere la parola di Dio ha scoperto che cosa? Una realtà. Questo non è un libro chiuso, questo è un libro aperto per noi. Questo è un libro che noi vogliamo bene e che noi amiamo. L'incoraggiamento di cui vi ho parlato prima è che noi possiamo innamorarci della parola di Dio, possiamo essere aiutati, perché aiutate a superare alcuni ostacoli, che è giusto dire che ci sono degli ostacoli. Siamo da poco tempo che abbiamo conosciuto la grazia di Dio, non abbiamo chiaro quello che è il panorama biblico, non riusciamo a collegare, ma l'aiuto che ci viene dato dai fratelli è proprio questo, che mira a incoraggiarci, ad aiutarci a poter sperimentare questa pienezza
nel nostro cuore. Come legge. Cosa c'è scritto nella parola di Dio? La Bibbia contiene sì la volontà di Dio, ma nella Bibbia non troviamo solo la volontà di Dio. Nella Bibbia troviamo il cuore di Dio, che Egli condivide con ognuno di noi. La Bibbia non è solo lettera. Qualche posto è scritto che la lettera uccide, ma la misericordia di Dio è grazia, la misericordia di Dio conforta, la misericordia di Dio ci aiuta a comprendere anche quelle cose difficili. La misericordia di Dio ci dà sempre la possibilità ad andare avanti. Ho detto questa mattina a Massa, io non vedo attorno a me sempre il diavolo, io non mi vedo sempre rincorso dal diavolo, io non vedo sempre da me come qualcuno che mi vorrebbe, non so, mozzicare le calcagna. Io vedo la grazia di Dio, l'amore di Dio. Io so che c'è un combattimento, io so che c'è una lotta, c'è un momento quando dobbiamo essere determinati, c'è un momento quando dobbiamo intercedere, ma dobbiamo godere di questa grazia e di questo amore di Dio. Cioè, come legge, ecco perché è importante scoprire, perché attraverso la scrittura sappiamo che c'è un Dio, sappiamo che è un Dio d'amore, sappiamo che Egli è il Padre, e a me mi dà conforto sapere che questo Dio mi è padre. C'è un passo che incoraggia molto il mio cuore, che molte volte lo cito, e questa sera voglio citarlo di più per far capire, cioè, veramente la paternità di Dio. Noi molte volte quando leggiamo la parola di Dio dice Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il popolo di Israele citava spesso, dice Dio dei nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma c'è una scala. Dio si rivelò ad Abramo, poi si rivelò a Isacco. E Giacobbe dice nell'ultimo capitolo 48, non fate molto affidamento quando cito che verso, ma verso la fine, credo che sia 48, alla fine del Levitico, dice il Dio dei miei padri, di Abramo e di Isacco, lo dice Giacobbe, dice l'Iddio che mi ha pasturato fin dalla mia fanciullezza. E noi nella parola troviamo questo conforto e questo amore. Cosa legge? E quelli rispondendo, perché la Bibbia e tutto quello che era l'insegnamento sulla legge lo sapevano a memoria. I giudei, gli ebrei avevano queste filetterie, queste piccole scatolette dove c'era porzione della parola di Dio. Ma sappiamo che Gesù in molte circostanze li chiamava i sepolcri biancati, cioè che circostanze diceva voi percolete miglia per poter portare le persone nella Genna, cioè nell'inferno con voi. Perché? Perché avevano solo l'apparenza della religione, ma ci mancava la misericordia. Dio vuole misericordia, Dio vuole una chiesa misericordiosa, Dio vuole una chiesa la quale, avendo sperimentato il cuore e l'amore di Dio, cioè il loro cuore, del suo popolo, possa battere come batte il cuore di Dio. E quello esponente disse, ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore. Il nostro bisogno, il bisogno della Chiesa in questi ultimi tempi, non ha bisogno di trovate, non ha bisogno di metodologie. Perché molte volte dice, cosa dobbiamo trovare o sperimentare per poter un pochettino trattenere la Chiesa questa domenica, no? Allora ognuno molte volte sperimenta. Io ringrazio Dio perché siete una Chiesa che adora, siete una Chiesa che loda Dio. È una Chiesa quando il gruppo musicale si ferma, la lode e l'adorazione continua. E questo è bello, bello, è anche bello pasturare una Chiesa come voi. È anche bello pasturare e far parte di gente come voi, perché non vi siete soffermati solo all'esperienza, ma siete cresciuti nell'esperienza, siete cresciuti andando avanti. Ama il Signore Dio tuo. Amare Dio. Il nostro rapporto non è un rapporto distaccato, ma è un rapporto di comunione, è un rapporto di amore. Ecco perché dice bene, Dio è amore. Ma Dio non è solo amore, Dio è fonte dell'amore. E la fonte di amore è una fonte inesauribile. È una fonte che scaturisce in continuazione l'amore di Dio sopra la nostra vita, sopra i nostri cuori. E l'amore di Dio è sempre vicino a noi. Ho raccontato testimonianze, la racconto, forse non so se l'ho raccontato, nella mia vita, alcune volte, molte volte potrei dire, ma in momenti particolari, quando Dio ha dovuto operare una correzione,
dovuto, diciamo, riprendere il mio cuore, non ha fatto con la voce tonante, non aveva nemmeno il bastone in mano, nemmeno la mazza, lo ha fatto manifestandomi il suo amore, manifestandomi la sua pienezza di amore. Quando noi ci confrontiamo con l'amore di Dio, noi sappiamo cosa significa. Ama il Signore Dio tuo, significa considerare Dio, significa metterlo al primo posto, significa quando noi dobbiamo fare un qualcosa, quando noi intraprendiamo qualcosa, non andiamo dopo da Dio, quando magari è successo un guaio, andiamo prima dal Signore. Mettere Dio al primo posto significa tutte le scelte che noi facciamo, diciamo: Signore, cosa tu ne pensi, cosa dice la parola di Dio, e considerare Dio, considerarlo in questo rapporto di amore e di grazia. Amare Dio significa avere fiducia in Dio. Amare Dio significa che Dio ha fiducia di noi. Amare Dio significa che Lui si può fidare di noi. Amare Dio significa che noi nella quotidianità diamo un interesse a quello che è l'amore di Dio. Secondo Tessalonicesi è scritto: il Signore dirigga i vostri cuori all'amore di Dio e alla perseveranza di Cristo. Paolo dice, egli prega finché l'amore di Dio, cioè il Signore, dirigga i vostri cuori all'amore di Dio. Io vi confesso che nei primi anni non è che questo amore di Dio era presente, diciamo, e cresciuto nel mio cuore. Confesso che all'inizio ero più nel giudizio, ma poi ho capito e ho compreso cosa significa l'amore di Dio. Chi ama, ama. Chi ama, sopporta. Chi ama va oltre, chi ama, anche se dice sì, per l'amore di Dio ti sopporto, ma c'è una grande grazia e benedizione. Chi ama è uno che vola alto, chi ama non è uno che vola basso, chi ama è uno che sperimenta continuamente la sua pienezza, e dal momento che si sente amato da Dio non può fare a meno di non amare gli altri. Amare Dio significa vivere in questa pienezza della sua grazia, la consapevolezza che Lui vive dentro di te, Lui vive dentro di te. È l'amore di Dio che ci fa crescere, è l'amore di Dio che fa maturare una chiesa, è l'amore di Dio che ci spinge, oltre. Quindi ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Ci sia un coinvolgimento del tuo essere. Noi siamo stati strappati dal mondo, siamo stati strappati da una vita iniqua. È scritto che ognuno seguiva le sue vie, e dal momento che noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo scelto di seguire Dio. Io so che nessuno di voi vuole tornare indietro, anche perché so che voi, se voi voleste tornare indietro, non trovereste più il ponte per tornare indietro. Quando all'inizio testimoniavo della mia esperienza, come Dio, dicevo, ho preso una bomba e ho fatto esplodere il ponte che mi portava verso indietro, verso il peccato. Noi vogliamo andare avanti, perché è scritto che c'è una speranza, che è la vita eterna, che è custodita lassù nel cielo per noi. Questo Dio d'amore noi lo vogliamo contemplare e lo vogliamo adorare per l'eternità, e non è fantascienza, è una realtà nella quale l'amore di Dio ci ha spinti, potremmo dire ci ha partoriti in questo amore. Quindi anima, cuore, tutto noi stesso, perché Paolo dice che in Cristo abbia tutta questa pienezza, e poi dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Amare Dio, dire io amo Dio, per alcuni versi, voi mi capite, potrebbe essere anche un pochettino di astratto. Amare qualcuno che noi non vediamo, ci amo Dio. Ma Gesù dà la possibilità, la praticità, e dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Non solo religione, non solo rituale, non solo andare avanti e indietro, ma amare nella praticità. Amare chi ti sta vicino, amare chi ti sta lontano, amare chi ti fa gioire, amare chi ti fa soffrire. Chi è nato da Dio ama, chi è nato da Dio non cutiglia, chi è nato da Dio non arma la mano del diavolo, la disarma. Chi è nato da Dio ha la certezza che l'amore di Dio non può fare a meno di non amare, voler bene.
in primo Giovanni è scritto: noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Siamo nella morte o siamo nella vita? Siamo nella vita, perché Egli vive in noi. E qual è questa prova che noi siamo nella vita? Qual è questa prova certa, sicura, che Cristo vive nel nostro cuore e vive nella nostra vita? E dice: da questo, perché amiamo i fratelli, chi non ama il proprio fratello è nella morte. Io vi amo, so che mi amate, e dobbiamo volerci bene, perché vogliamo vivere nella vita. Il Vangelo è praticità, il Vangelo non è religione, il Vangelo è qualcosa di vivo e dinamismo, il Vangelo è qualcosa che ha toccato il nostro cuore, ha vinto il nostro cuore. Se noi siamo qui perché lo amiamo, se noi non siamo a passeggiare, se non siamo nel periodo di quando c'è lo stadio allo stadio, è perché noi lo amiamo. Noi non pensiamo ad altre cose perché viviamo in questa pienezza dell'amore di Dio. Se noi siamo immersi in questo amore, Gesù quando fece quel miracolo alle nozze di Cana, quei vasi erano riempiti. Se noi siamo riempiti del suo amore, della sua grazia, non c'entra più niente. O no? Se questo bicchiere fosse più piccolo di questo, questo pieno, andiamo a riversare là, non lo faccio per non spacciare il lavoro dei nostri cari fratelli, riempi. Se io sono pieno dell'amore di Dio, se sono pieno della sua grazia, non c'è posto per altre cose. Ed è meraviglioso amare Dio, è meraviglioso amare il Signore, ma è meraviglioso amare i fratelli. Io non potrei vivere senza la Chiesa, io non potrei vivere senza di voi. Per molti anni questa è stata la mia famiglia, essendo che io venivo da Messina, quindi per molti anni la Chiesa è stata la mia famiglia. I fratelli più anziani sono stati i fratelli che mi hanno aiutato, i fratelli che mi hanno ospitato, i fratelli che mi hanno invitato a un pranzo. Non avevo una famiglia. Quindi la Bibbia dice che noi dobbiamo amare il prossimo. Quindi iniziamo da quelli che ci sono vicini e poi andiamo da quelli che sono lontani. Alleluia. Gloria a Dio. Spero che non appesantisca i vostri cuori, ma che li alleggerisca questa sera. Quindi dice, egli disse: hai risposto esattamente. Dice: bravo. Ma poi dice: fai questo e vivrai. Per alcuni versi noi possiamo dire che siamo stati il prossimo di Dio. Egli ci ha così amati che non si è fermato all'amore, ma ci ha amato così tanto che ha mandato Gesù Cristo dal cielo e ha manifestato il suo amore in un modo pratico. Egli ha sofferto nel vedere il sacrificio di Cristo, nel vedere la passione di Cristo, nel vedere quello che gli uomini hanno fatto a Cristo e i suoi carnefici. Coloro che lo hanno ucciso era il suo prossimo. Ecco perché lui sulla croce non si è lamentato, ma ha detto: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi questo sacerdote che era preso di cultura, di sapienza, ma aveva perso qualcosa di importante, la semplicità che è necessaria per poter ereditare la grazia di Dio. Non perdiamo mai la semplicità, non perdiamo mai essere veri, perché altrimenti rischiamo di essere solo religiosi. So che non lo siamo, perché vi conosco. Lui ha manifestato questo grande amore. Quello è andato non con un cuore sincero, come non è andato con un cuore sincero il giovane ricco e gli disse: cosa devo fare per avere la vita eterna? E voi sapete, e quello aveva fatto tutto, aveva messo in pratica tutta la legge, ma gliene mancava una. Dice: vende tutto, ed è scritto che se ne andò con un cuore rattristato. Si è ringraziato Dio questa sera per la sua misericordia e per il suo amore, perché il tuo cuore e il mio cuore è sincero davanti a Dio, e noi questa sera possiamo ricevere la sua benedizione, questa sera possiamo ricevere la sua cura, la sua pastura. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo ringraziare Dio per questa grande misericordia. Vogliamo ringraziare Dio che quando noi siamo andati a Lui e abbiamo detto cosa dobbiamo fare, ci è stato risposto: apri il tuo cuore, confessa i tuoi peccati e credi che Egli è morto per te. Noi questa sera possiamo dire grazie, Signore.
perché sentiamo il coinvolgimento della nostra vita, del nostro essere con la tua parola, ci sentiamo uniti con la tua parola. Noi ti ringraziamo per come tu, Signore, ci parli attraverso la parola. Per questo noi questa sera ancora facciamo una confessione, diciamo: Signore, vogliamo legare il nostro cuore a te, perché tu sei la vita. Noi viviamo perché tu vivi, noi viviamo perché tu hai soffiato su di noi, noi viviamo perché tu hai perdonato i nostri peccati, noi viviamo, Signore, perché ti abbiamo ricevuto, e dal momento che ti abbiamo ricevuto vogliamo crescere in questo cammino, vogliamo, Signore, avanzare, percorrere, Signore, questa meravigliosa strada. Oh Signore, ci sentiamo voluti bene e amati da te, e vogliamo amare chi ci sta vicino. Vogliamo amare i fratelli, non solo i fratelli, vogliamo amare coloro, Signore, che ci percuotono, vogliamo amare anche coloro che ci creano afflizione, vogliamo amare coloro che ci perseguono, vogliamo amare, oh Signore, coloro che non sono sinceri, perché noi siamo i tuoi figli e perché abbiamo sperimentato che tu vivi in noi, e noi vogliamo continuare a vivere, vogliamo continuare a respirare la tua presenza, vogliamo continuare a respirare il tuo amore. Ringrazio Dio, ringrazio col cuore, ringrazio con parole, ringrazio in questo momento, ringrazio il Signore per la sua misericordia e per la sua compassione, ringraziamolo per la sua vicinanza, ringraziamo il Figlio di Dio, ringraziamo la sua grazia, ringraziamo il modo con cui lui impartisce la sua benedizione. Grazie Signore, perché non siamo con la testa sotto il tappeto, ma questa sera possiamo guardare verso il cielo, possiamo guardare verso l'eternità, possiamo guardare verso la tua gloria, possiamo guardare quello che tu hai fatto in ognuno di noi. Fai che il tuo amore, questo coinvolgimento, Signore, possa veramente benedire ancora di più i nostri cuori. Aiutaci in questo, perché abbiamo bisogno. Quello, Signore, con inganno ti chiamò maestro, ma noi sappiamo che tu sei il nostro sommo maestro. Noi sappiamo che tu, Signore, ci aiuti, ti prendi cura di noi mediante l'opera del tuo Santo Spirito. Signore, vogliamo che i nostri cuori siano pasturati da te, oh Signore. Grazie Signore, vogliamo cantare un canto, vogliamo benedire il nome di Dio che ci parla del suo amore, della sua grazia. Alleluia, in attesa che questi cari ci guidano, benediciamo. Fai sentire la tua voce, adora Dio in spirito e verità. Adoro per come tu senti, adoro come tu pensi, ma adoriamo in libertà. Siamo nella chiesa questa sera e lo adoriamo perché lo amiamo. Lo adoriamo perché abbiamo avuto questo incontro questa sera. Nessuno ci ha obbligato. Se tu sei qui per la prima volta e ancora non hai fatto una scelta, basta che tu dici: Signore, io ti ricevo questa sera con tutto il mio cuore e lo apro a te. Tu vedrai che la grazia di Dio, l'amore di Dio si appoggerà e scenderà come la rugiada. Sperimenterai un qualcosa, qualcosa di diverso, qualcosa che ti farà capire e comprendere che qualcosa, qualche cosa lui ha adempiuto nella tua vita. Alleluia. Dio d'amore, Dio d'amore. Meraviglioso.